Volevi occuparti di qualcosa prima di tornare da Sindri? No. Prima recuperiamo Mimir. Poi potrai raccontarci cosa hai imparato ad Asgard. Dopodiché, vedremo. Lo consideri davvero un fratello. E Freya? Sbaglio, si è trasferita da noi mentre ero via. Dopo aver rivolto il suo odio contro Odino, ha notato che abbiamo interessi simili. Ho provato anch'io a dirglielo, ma... E quando? Oh, prima di iniziare a dirti dove andavo di notte. Capisco. Ehi, non mi ha ucciso. Non ho detto nulla. Disastri di Garm. Riprova più tardi, ok? Idiota. Siete tornati? Com'è andata? La bestia non ci darà più problemi. Questo è un vero sollievo. Avete fatto fuori il vecchio Garm, giusto? Sì, più o meno. Atreus, perché tu sia andato ad Asgard dopo tutto quello che ci ha fatto passare è una cosa che non capirò mai. Ma spero almeno che tu sia tornato con qualcosa di utile. Lo spero anch'io. Venite, guardate che hai in mente Odino. Qui c'è quello a cui tiene di più. Più del Ragnarok o di altre cose. Questa maschera. Qualcuno la riconosce? Quella cosa? Oh, è senza senso. Ci si gingillava da prima che lo conoscessi. Onestamente, pensavo che i giganti si divertissero alle sue spalle. Ok, va bene. No. Ti sbagli, Mimir. Questa maschera è importante. Non è opera dei giganti. E solo ad alcuni è apparsa nelle loro visioni. Non se ne sa l'origine, ma alcuni credevano che fosse un mezzo per conoscere i segreti della creazione stessa. È un oracolo. È molto, molto di più. Immaginate di essere tutt'uno con la fonte della saggezza infinita. Per questa, Odino mi torturava. Allora che ne pensi? La conosci? No. È un'ossessione che non ha mai voluto condividere con me. Ma ti dirò una cosa. Anche quando Odino dice la verità, il suo fine è ingannevole. In ogni caso, non facciamoci distrarre da questo. Heimdall è il nostro obiettivo o no? Riscriveremo il nostro destino in un altro modo. Allora tornerò a Vanheim. Se non combatteremo Odino, dovrò aiutare mio fratello ad opporsi a lui. Quando potremo ci uniremo a lei? Padre, studierò i miei appunti sulla maschera per pensare a un piano. Ma se desideri partire, io verrò con te. E ascoltatemi, vi prego. Mi dispiace per come sono fuggito. Non farei mai del male a uno di voi di proposito. Beh, quando puoi trasformarti in un orso senza volerlo, sono cose che succedono. Allora, mi perdonate? Ma certo, Atreus. Non volevi ferirci, ragazzo. Sindri? Sì, anch'io. Prima o poi. Ok. Mi sta bene. Mentre chiariamo la situazione, spero possiate perdonarmi per non aver fatto di più durante l'attacco degli Hellwalker. A prescindere dai dubbi che nutro sulla violenza, se la vostra casa è sotto attacco dovrei ignorarli, specie quando si parla di non morti. Ho persino impugnato uno scudo anziché una spada.
Hai avuto ragione a rimproverarmi, vecchio amico. Quando la lotta mi esigerà di nuovo, sarò pronto. Ben detto, Tyr. Ne sono certo. Posso affilarti l'ascia, se vuoi. Sono una cote vivente, io. Che ti serve? Questa sì che è un'ascia. Fratello, prima di passare da Freya, vuoi occuparti di eventuali questioni in sospeso in altri regni? Sono sicuro che al ragazzo piacerebbe aiutarti. Ora sì che farà male! Il ragazzo? Omone? Creiamo qualcosa. Stai bene? Ci vuole ben altro che un cortile pieno zeppo di morti per buttarmi giù. Che vuoi che faccia? Che giri con una benda in testa in cerca di attenzioni? Mi ha sbranato un orso. Sfiorato, intendevi? Ehi, aspetta! Arriviamo. Thank you.
Mimir, che altro sai della maschera? Solo che era la più grande passione di Odino. Ha viaggiato per tutto l'oceano rovente di Aegir, nel cuore della stessa matrona del silenzio, per trovarla. Ha perso tutti i suoi uomini, ma per lui la maschera valeva tutto quel sangue versato. Mimir, la maschera di Odino. Lui com'è che ne ha sentito parlare? Disse che una notte una voce gli parlò. Lo implorò di trovare la maschera e di controllare il proprio destino. Secondo me sono solo balle. Odino era ubriaco. Si è convinto che una maschera di legno avrebbe risolto i suoi problemi e ha vagato per i regni finché non ha trovato un soprammobile misterioso che giustificasse la balla. Per me quella maschera non fa nulla. Già, probabile. Ora che ho trascorso del tempo ad Asgard, è strano immaginare Magni e Modi in questo posto. Sono stati allevati da Sif, no? Sembra una brava madre. Forse un po' troppo protettiva. Una brava madre? Non la ricordo così. In una cultura dissoluta come quella degli Aesir, il concetto di femminilità è da ricercare in guerriere e bevitrici accanite. Che fosse nella lotta brutale contro i nemici o durante la crescita, anch'essa brutale, dei loro figli, lei e Thor non erano mai sobri. Dovrà aspettare. Occhio. Mimir, qualche tempo fa hai parlato dei corvi di Odino. Cosa gli impedisce di sfruttarli per rapire all'improvviso chiunque lui voglia? Il consenso. L'unico modo per viaggiare con loro è di propria volontà. Oh, non è così male allora. Devo ricordarmi di chiedere a Tyr dei suoi viaggi nelle terre oltre il mare. Vuoi esplorare il mondo? Non so. Forse. Vedere nuovi luoghi, scoprire di più su di me. Mimir. Prima parlavi di come Thor e Sif allevarono Magni e Modi. E hai detto che la loro crescita è stata brutale. Che significa?
Oh, fratellino, so che non hai avuto un'infanzia facile, ma non ti immagini quanto possa essere ancora peggiore. Immagina imparare la disciplina a suon di percosse a non finire. Era l'approccio di Thor, lo stesso che lui aveva subito da Odino. Una lezione tossica di virilità tramandata per generazioni. Un'eredità truce che li impoverì uno dopo l'altro. Beh, Sif ormai non beve più. Nessuno dei due lo fa. La cosa mi lascia esterrefatto. Ne parliamo dopo. Avanti. Penso che là ci sia un altro squarcio del regno di Garm. Lassa! Riffa! Lassa! Riffa! Lassa! Riffa! Lassa! Lassa! Riffa! In arrivo, da dietro! È sparito. Cos'è? Il varco per le Norne. A che ci serve tornare lì, fratello? Pensavo che ad Atreus potrebbe piacere il cavallo.
se incontro qualcuno che mi piace, come faccio a capire se mi ricambia? Esiste qualcuno? No, ero solo curioso. Anzi, non importa. È che... non importa. Ragazzo, sono ancora scosso dalla notizia che Thor e Sif hanno smesso di bere. Credo che per lui sia una cosa più recente, ma so che vuole bene a sua figlia. Suppongo che il motivo sia quello. Sif crede fermamente che allevare una brava figlia possa redimerli da un passato di fallimenti. Thor tentenna, forse è lei a darle un ultimatum quando arriva al limite. Come ha fatto lui con Modi, la notte che ci ha trovati. Oh, ottima deduzione, giovane. E se l'ultimatum è servito, beh, buon per loro. Davvero. Ah! Sai cosa? Mi prude la faccia. Penso mi stia crescendo la barba. Ah, sì? Sì, vedi sulla mia mascella? Sta crescendo. Ah, sì? Ah, non è sporco. Non è sporco. So creare dei nuovi oggetti. Grazie. Ehi, Sindri. Dunque, com'era Asgard? Ho fatto a botte con Heimdall in una pozza di fango. È finito ovunque. Non mi stupisce che te ne sia andato. Ne ho portato un po', se vuoi vederlo. Lontano da me, reprobo!
Un'altra di quelle grigie. Rotola, fratello! Colpo, stai bene, fratello! No! Sicuramente opera del Cimelio. In fondo mi mancava combattere i troll. A te no? Raccogli ciò che hanno lasciato. Scommetto che i nani potrebbero farci qualche armatura. Hai ucciso dei troll? Strano. Se vuoi, posso forgiare qualcosa per te con i loro resti. Potrebbe essere la mia creazione migliore. Questa volta non macchiarla di sangue, eh? Kratos?
Il tuo scudo regge, ragazzo? È ottimo. Ho sempre saputo che Sindri è un fabbro straordinario, ma questo scudo magico lo sento naturale. Lo scudo è ben fatto, ma sei tu a brandirlo con competenza. Grazie. Mimir, puoi sgridarmi, se vuoi, per la mia fuga. A che cosa servirebbe? Ti sentiresti meglio? No, non ti sei fidato di me e mi hai nascosto le tue preoccupazioni. È una ferita ancora aperta. Scusa. Non devi scusarti. È colpa mia. Quindi la lancia di mio padre è fatta con un anello? Draupnir, sì. Forgiato dai fratelli Uldra come dono per Odino. Come funziona? Ogni tanto da Draupnir fuoriescono copie identiche di se stesso. Probabilmente gli Uldra pensarono che se un anello d'oro è un bel dono, un numero infinito di anelli avrebbe assicurato loro un posto nel cuore di Odino. Non andò così. Per niente. Uh.
Mimir, puoi sgridarmi, se vuoi, per la mia fuga. A che cosa servirebbe? Ti sentiresti meglio? No, non ti sei fidato di me e mi hai nascosto le tue preoccupazioni. È una ferita ancora aperta. Scusa. Non devi scusarti. È colpa mia. Una lapide. Ci sarà un berserker. Galdi l'impassibile. Laura! Quella spada non ti appartiene. Non fare il mio servo! Che peccato! Sei solo! Credo sia invulnerabile alle frecce sigillo. Auca! Non vale il mio tempo! Simbolo del loro tradimento, la loro crudeltà in forma materiale. Prima finiamo, meglio sarà. Se riesco a fare pace con le mie lame. Giusto. Se la Skofnung libera queste terre da questi bastardi, potrò sopportarla ancora un po'. Ragazzo, sbaglio o ho la sensazione che tu abbia conosciuto la figlia di Thor? Sì, Trude è una grande. Un giorno vuole diventare una valchiria e se lo meriterebbe. Ovviamente le ho raccontato delle valchirie che abbiamo affrontato, ma non so se ci abbia creduto.
Quando ho provato a raccontarle di suo nonno, poi non è andata benissimo. La famiglia può essere il tasto dolente di chiunque. Alcuni scoprono la verità nel modo peggiore. Ragazzo, è Trud quel qualcuno che ti piace? Trud? No. Nel senso, non mi riferivo a nessuno in particolare. E, ecco, Trud piace a Skjoldr. Ma a lei interessa solo diventare una valchiria. Si impegna, sai? Va bene, ragazzo, va bene, ma... Sappi che se vuoi parlare di qualcosa di cui abbiamo già discusso... Lo so. Va bene. A posto. Allora, come avete fatto a uccidere Garm? L'abbiamo ucciso più volte, in realtà, ma non moriva. Poi ho pensato che, per morire, una bestia senza anima ha bisogno di un'anima. Allora gli ho dato quella che avevo. Chiedo scusa? Fenrir, ricordi la luce vista da mio padre? Il mio incantesimo accidentale quando Fenrir morì. Un pezzo dell'anima di Fenrir passò nel mio pugnale. Ci ho pensato e... ho messo Fenrir... dentro Garm. Oh, bravissimo ragazzo! Un bestione di Hel con l'anima di un cucciolone. Fenomenale! Ah! Un intaglio. Yari e Somur sono stati anche qui. Qui c'è un altro ingrediente, fratello. Mimir, dimmi di più su Yari. Lasciò la sua famiglia e vagò tra i regni alla ricerca di qualcosa di innominabile. Ma nulla di ciò che vedeva lo soddisfaceva. Finché non incontrò un altro viandante alla ricerca di qualcosa di simile. Innominabile. Si chiamava Somur. Troviamo l'ingrediente finale.
Tu conoscevi Garm? Perché era legato innanzitutto? Ah, la sentinella di Hel. Credici o no, un tempo Midgard era più grande. Poi a Garm, che era un cucciolo, venne fame. Mangiò Midgard? Solo qualche catena montuosa. E la quinta stagione, quella tra l'inverno e la primavera. È la parola che indica quando hai talmente tanta fame che ti passa la fame. Mi prendi in giro? Non potrei mai! Senti, Mimir, quindi come lo catturarono, Garm? Opera di Tyr. Attirò la bestia in un luogo sicuro e la mantenne distratta facendole mangiucchiare il suo braccio. Quando gli furono messe le catene e la porta per Helheim fu aperta, Garm staccò di netto il braccio a Tyr per punirlo. Ma a Tyr non manca un braccio? Beh, poi gli è ricresciuto. È un dio pieno di risorse, dopo tutto. Mimir, ad Asgard ho visto Dino con alcuni nuovi Ainerir. Sembravano senza ragione. Poi ha lanciato un incantesimo e ha restituito loro l'identità. Già, era un suo vizio, anche quando erano confinati nel Valhalla. Credo che restituire loro dei ricordi fosse un ulteriore modo per ingannare la morte in ogni modo possibile. Ma non mi sorprenderebbe se insieme a quel dono conferisse loro una lealtà imperitura nei suoi confronti. Una lapide di Berserker. Prepariamoci a un nuovo scontro. Mimir, non so come chiedertelo. Odino mi ha raccontato delle storie, tipo come ha perso l'occhio, dove i dettagli sono diversi rispetto alle storie che mi hai raccontato tu. Mi fido di te, certo, ma non capisco perché dovrebbe mentire su cose simili. Ragazzo, ricorda una cosa sui bugiardi. Mentono. Lo fanno per principio. Non importa quale sia la questione. Mentono tutte le volte che possono e se non riescono a farlo per qualche motivo, usano il loro potere per nascondere la realtà. Devi sempre tenerlo a mente. Thank you.
Oh, sai cosa? Mentre ero in giro con Odino, i suoi corvi ci hanno portato a Svartalfheim e ho rivisto Durlin. Stava cercando di fare il suo lavoro. Abbiamo finto di non conoscerci. O almeno credo stesse fingendo. Il fatto è che Odino sembrava non sapere nulla del fatto che Durlin ci ha aiutato a trovare Tyr. Sentita, fratello! Impeccabile, come sempre. Atreus, anch'io ho rivisto Durlin. Dopo che abbiamo forgiato la lancia è apparso Odino. Con lui c'era Durlin. Lo minacciava. Sembrava sapere tutto. Ma se Odino ne era al corrente, allora mentre noi due fingevamo di non conoscerci, lui fingeva di non accorgersene. Wow, è davvero bravo a mentire. Vediamo in che buco di Muspelheim ci porterà quel seme, eh?
Mimir, so che è strano, ma potresti parlarmi di nuovo di cosa succede quando si muore? Ogni essere vivente ha un'anima divisa in quattro parti. Forma, mente, direzione e fortuna. La direzione guida le anime di giganti, nani, elfi e animali verso il lago delle anime ad Alfheim, in cui tutte le parti vengono riassorbite nella grande luce di Alfheim. Muspelheim, è come se non fossi mai andato via. Qualche incarico di Odino? Già, ma ora la compagnia è migliore. Qui c'è un fiore. Siete qui per fare casino, eh? Credo sia un glicinereo. Cosa sai della prova? Oh, sono le normali prove violente e sanguinose di Muspelheim. Si diceva che servissero a Surtur per affilare le lame, ma credo sia semplicemente un pazzo sanguinario come tutti noi. Brock, quando hai conosciuto Fae? Era... Ti fermo subito, amico. Brock non è il tipo che fa confidenze, nemmeno quando si tratta dei cari estinti. Non mi pare che io vada in giro a raccontare i fatti tuoi, o sbaglio? I fabbri non chiacchierano. È così che deve essere. Ho della pietra. Questo odore lo conosco. Troll! Io che pensavo avessi già preso a calci ogni creatura dei Nove Regni prima del Fimbulwinter. E il tuo ragazzo? Hai deciso? Terrà tutti i tuoi pezzi al loro posto. Perfetta.